Siamo qui con il commissario Fanello della diciamo, San Pietro alla Lamezia, per le forze Città di Maira e domenica gol. Allora, Danilo, grande vittoria, partita dominata dal primo all'ultimo minuto, credo che non ci sia nulla da dire sulla vittoria, anzi forse addirittura un po' stretta perché 3-0 ma poteva essere un 4-5-0. Sei d'accordo con la mia analisi? Sì, una partita, siamo partiti subito forte dal primo minuto, abbiamo avuto occasione a raffica, ma fa un po' sorridere il fatto che per sbloccarla abbiamo avuto bisogno di un calcio di rigore. Poi diciamo che al secondo tempo la partita è seguita sulla stessa falsariga del primo tempo, abbiamo trovato il secondo e il terzo gol. È un periodo un pochettino così particolare perché prima di riuscire a fare gol stiamo sbagliando parecchio solo da gol. Dobbiamo essere più bravi e concentrati a cercare di sbloccarla il prima possibile. È innegabile che le ultime uscite di Rossano e Roseto ci hanno fatto perdere quel vantaggio che avevamo accumulato, ma ora è inutile stare lì a piangere sul latte versato. Abbiamo fatto degli errori, siamo ancora in vantaggio di 2 punti, dobbiamo cercare di mantenere questo vantaggio fino alla fine perché siamo primi in classifica da un bel po' e dobbiamo cercare di continuare a coltivare quel sogno del raggiungere l'eccellenza. Quel sogno che una piazza, una tifoseria e la squadra stessa merita. Con noi anche il bomber del San Biagio, Francesco Covelli, autore del gol sul rigore, per Inter Forza Città di Maira e domenica gol. Allora, Francesco, una grande vittoria che vi rilancia verso la vittoria finale. Sì, siamo riusciti a far gol dopo una buona mezz'ora di un calcio di rigore dopo aver avuto 6-7 occasioni buone per sbloccarla. Siamo stati bravi poi il secondo tempo a chiuderla subito all'inizio e poi pian piano abbiamo fatto anche il 3-0, abbiamo avuto anche altre occasioni. Comunque era una vittoria importante che dovevamo fare a tutti i costi, siamo riusciti.